Buongiorno ragazzi, allora, stamattina mi sono un po' impastato per colpa di Paolone. Sto litigando con l'SP32 e lo schermo, non riesco a fare quello che mi ha chiesto, però parto praticamente da zero, non ho mai usato un SP, quindi sto studiando praticamente alla base, ma approfitto di dare una mano a Paolone per studiarci anch'io, perché mi servirà a sapere come usarli per tutta la parte di domotica del laboratorio. Vi aggiorno sulla Zero Clearance e poi vediamo cosa fare oggi. Zero Clearance, allora ho pronto la Mark II, che è di fatto secondo me il primo prototipo testabile. Vi faccio vedere le differenze tra una e l'altra. Innanzitutto c'è una differenza di form factor, quella contiene solamente il taglio per il coltello separatore e poi andrà fatto il taglio con la lama alzando, così diventa esattamente largo come la lama. Ma non è il definitivo, è solo quello di test e vi spiego perché. Il taglio del coltello separatore è troppo lungo secondo me e troppo staccato da lì, però è quello che devo verificare provandolo, purtroppo non devo provarlo io in prima persona, quindi dovrò recarmi da qualcuno che ha un DeWalt, uno di quei numeri lì, e testarlo io per vedere, misurare, provare tutte le cose. Non posso purtroppo affidarmi a darlo in mano a qualcuno e di farmi le foto e i test, devo proprio misurare, ma non è l'unica differenza. Oltre a una differenza di taglio, dove il taglio è venuto più centrale, il grosso delle differenze è nel file di stampa e nella struttura, perché dietro è stato reso tutto molto più stordo, molto più solido, e soprattutto il peso cambia. Questo pesa 108 grammi, questo pesa 142. Questo pesa 142 come proto, non come versione definitiva. È importante sapere quanto pesa, perché quanto pesa incide su quanto filamento viene usato, quindi incide su quanto costa poi produrlo. Questo qua costa praticamente il 50% in più, ma costa il 50% in più per un motivo molto semplice. Parte del peso in più è dovuto all'irrigidimento che ho attuato. Come vedete, questo era quello che c'era intorno alla lama e al coltello separatore, adesso è di questa dimensione per dare più rigidità al tutto. Poi, la parte dove deve passare la lama, che qua era misurata su una lama X, invece deve essere universale per tutte le lame, in questo momento è così, è un blocco unico. E siccome la lama deve tagliare qua, dentro non ha infill, dentro ha un infill del 100%, quindi non ha la trama quadrettata con altre forme, ha proprio tutta plastica. La versione definitiva non sarà così. Una volta fatto il taglio lama, io so dove arriva massimo la lama, dove può arrivare, so più o meno quanto è lo spessore, farò una parte di infilo al 100% e una parte ribassata, una sorta di forma praticamente così, una parte ribassata in modo tale che la lama possa passare col taglio, questa è l'idea della lama, possa passare a tagliare e io faccia partire con un numero di wall a layer intero e poi qua ci può benissimo essere il riempimento perché non andrà mai intaccato, però lo so solo dopo che ho fatto il test. Altre differenze, verificare se questa altezza va bene o no, perché io ho fatto la parte per avere la coda di rondine, ma sono stato più alto di quello che in effetti c'è all'interno della struttura e non so se questo può dare fastidio o complicare qualcosa. Per il resto è tutto più o meno uguale, tranne un ispessimento delle pareti generale per dargli più solidità. Di fatto questo è stato anche leggermente inclinato per così, in modo tale che questo sia il punto più basso e una volta fissato con le viti tutto sia tenuto giù. Ovviamente è tutta una teoria. Va testato e va provato, adesso cercherò di organizzarmi. Però il Mark II è già quello pronto per essere testato. È veramente, cioè ragazzi, è un pezzo di plastica veramente stordi, come dicono gli americani. Non sarà fatto in PLA, sarà fatto ovviamente in PETG, perché è resistente all'80 gradi di calore, quindi lo sfregamento lama non è un problema, perché è più rigido, perché è resistente alla luce e tutto. L'ho anche già ordinato, l'ho ordinato da Zoofilm, ho ordinato il PETG giallo, perché io avevo il PLA giallo più qualcosa di fluo, che non era il caso. E già che c'ero, sempre da Zoofilm, ho ordinato anche il PLA Unset, che è il loro PLA fatto di scarti, che ha un colore non definito, che è l'ideale per fare queste prototipizzazioni qua, perché costa meno ed è buono che non abbia un colore. Avrei voluto ordinare anche il PLA effetto legno per un lavoro che voglio fare, ma sono troppi lavori, quindi per adesso ho semplicemente lasciato stare il PLA color legno. Ci penso quando evento di fare il lavoro. Giornata di oggi.
Torniamo, andiamo di là, prendo questo e vi faccio vedere cosa facciamo, cosa cerchiamo di fare. Allora, a livello materiali siamo messi che alla sila è pronto il legno, potrei andare a ritirarlo ma diluvia e vorrei aspettare che la plasting abbia pronto il materiale. Secondo me la plasting si è dimenticata di avvisarmi, perché di solito lo preparano molto prima, al massimo dopo faccio una telefonata. Allora, qua siamo messi così. Il banco è bello anche il giorno dopo. Fabio, come me, ieri ha detto che sembra un PowerBook, un computer che non so quanti di voi conoscono, ma è uno dei primi Mac portatili che aveva proprio questo sapore qua. Io non ci ho pensato, ma aveva proprio questo sapore qua. A me piace molto, questo si è fissato bene. Devo ancora dipingere la mensola e spacchettarla, magari lo faccio in giornata o comunque lo faccio in un ritaglio, perché si tratta di dargli solamente una spruzzata, ma oggi c'è un po' umido. Alla fine Anna non metterà questo top, nonostante ieri, perché le piace, ma quando le ho detto che si riga facilmente, soprattutto si boggia facilmente, dato i veterinari, abbiamo deciso di no. Per fortuna per il mio portafoglio. Vassoi. Oggi voglio fare i vassoi, quindi vassoi, esperimenti col laser. Prima vediamo se il laser lo taglia, perché se il laser lo taglia evitiamo di fare tutti i cippa cippa truccioli che abbiamo fatto ieri. Se no, se il laser non lo taglia ma lo incide, ci facciamo una diva, lo tagliamo, facciamo tutte le fresate del caso e poi vediamo di incidere sopra quello che voglio fare. Perché come voglio fare i vassoi? Vi ricordo che i vassoi, che sono qua e sono quattro, questo ci sarà solamente per completare il colore uguale a tutti gli altri, perché di fatto in realtà porta al vetro, servono per portare quello che serve alla stampa 3D nell'utilizzo, ma devono essere sfilabili perché io voglio portarmeli poi sul tavolo che andremo a sistemare quanto prima, e devono contenere tutte le varie fasi che mi servono per la stampa 3D. Non le ho ancora identificate bene, però un vassoio mi porterà tutti i vari piatti di stampa che ho, tutti i vari letti di stampa che ho, i bed praticamente, quello smooth, quello pay, quello osic che devo ancora ordinare, i ricambi, e avrà i suoi supporti e le sue cose. Uno sarà dedicato a tutto ciò che è il finishing, e quindi tutto ciò, no scusate, uno sarà dedicato, questo qua, alle spare part, cioè tutte le parti di ricambio della stampante ordinate nelle loro cassettine fissate sul vassoio. Uno sarà dedicato al finishing, cioè tutto ciò che riguarda la finitura di stampa, la penna 3D, il rifilatore che serve per i bordi e tutte queste cose, e l'altro per il mounting, tutto ciò che è per il montaggio. Viti, vitini, innesti, un saldatore, tutto organizzato lì. Così io tiro fuori il cassetto, me lo metto sul tavolo e lavoro, e non porto più di qua le stampe 3D che si sporcano e basta. La forma, non c'è niente da inventare. La forma è praticamente già determinata dal lavoro stesso che stiamo facendo, ed è la forma di un letto di stampa. Sono così belli i letti di stampa della Bambù, magari ci evitiamo quello che non ci serve a niente, però deve essere un vassoio, ovviamente portato a misura, largo tanto quanto, tutto scalato così, che va dentro lì e ha esattamente questa forma. Va imbattuta sul fondo, quindi noi dobbiamo farlo dimensionato giusto, deve riportare la stessa linguetta che sporge qua, e inciso al laser ci deve essere, copiando pedissequamente la grafica Bambù proprio a presa per il culo, scriviamo che cosa sono. Questo qua, glass, i bed, mounting, finishing, spare part, insomma, lo voglio fare così. Nient'altro, questa forma qua. Si deve fermare qua, deve essere adattato, quindi bisogna fare il disegno e provare subito se si può fare il taglio. Oltre alle incognite, se il laser lo taglia o no, dobbiamo fresarlo, Io ho solo un'altra incognita. Se questo materiale, una volta tagliato a misura, ha sufficiente rigidità per portarmi le scatoline, o devo rinforzarlo sotto in qualche modo, o devo inventare delle scatoline diverse. Le scatoline sono scatoline che non ho fatto io, sono cose che si trovano già, si chiamano Babu System. Si trovano su Maker World, poi mi metto il link, ne hanno fatte, lui ha inventato un sistema modulare e poi tutti gli altri utenti hanno fatto le varie scatoline diverse per ognuno personalizzabile. C'è un Infinity Grid sotto dove si vanno a incastrare, ma devo verificare che tengano, se no semplicemente si può mettere qualcosa per incastrare le scatoline, però l'idea è questa. L'altra incognita invece formale è che direzione far prendere alla trama all'interno del vassoio. Perché? La questione è questa. Io ho questi due pezzi,
che sono misurati e anche abbondanti per fare i vassoi. Poi ho quel pezzo che dovrebbe bastare per il vassoio. Questo pezzo ha la venatura in questo senso, quindi il vassoio va a seguire quello che è la venatura di questo, quindi per così, ok? Un po' strano quando lo si tira fuori, perché ci si aspetta, secondo me, la mia idea, cioè la mia sensazione, una venatura nell'altro senso. Però è anche vero che se io mi tengo questo pezzo grosso, che ha la venatura nell'altro senso, da mettere eventualmente qua, nel caso facesse schifo il grigio del fianco dell'armadio, e quindi fare una L di alluminio con la mensola che esce d'alluminio, devo usare per forza l'altro pezzo. Questa è una cosa da decidere, tipo subito. Quindi la prima cosa da decidere è proprio questo: che senso di venatura devono avere i vassoi, perché se in un senso o nell'altro salvo un pezzo oppure un altro, perché se no io non riesco. Sì, perché bisogna scegliere, cioè tutto sta anche ai mobili, perché se i mobili fanno, magari poi vanno bene così, ho scelto un bel grigio, va d'accordo e sta bene e non devo aggiungere il fianco a quello sopra. Però se dovessi aggiungere il fianco, è meglio che riprenda questa parte o è meglio che vada nell'altro senso? Quindi seguendo la venatura, cioè, capito? Immaginate il legno, come la venatura, cioè deve fare così o ce n'è uno in un senso e l'altro... No, ma mi sa che non abbiamo molta scelta. Nel senso, questa è per così, se io l'accosto lì fa schifo. No, mi sa che ho detto una cazzata enorme. Sono incasinato. Nel senso, io questi due pezzi qua, questo è l'unico che largo abbastanza, perché quello è un centimetro in meno del fianco del mobile. Questa è la trama per così. Se io la metto per così, fa schifo. No, allora non ci sono dubbi, ragazzi. I vassoi si tirano fuori da qua e si tirano fuori allora nell'altro senso di venatura. No, beh, quello possiamo sceglierlo. In che senso di venatura? Comandano solo i vassoi. Comandano solamente i vassoi, allora. Non c'entra. Mi sono già incasinato stamattina. Perfetto. Appena iniziato già incasinato. Questo, con la venatura del lungo, lo teniamo safe nel caso facesse schifo il fianco del mobile. Considerato che non arriva proprio tutto alla fine del mobile, però quello poi ci pensiamo. Questi sono per i vassoi, però siccome i vassoi sono più o meno quadrati, possiamo scegliere venatura verticale o orizzontale. Quindi l'unica scelta è: i vassoi hanno la venatura uguale a questa, cioè per così o per così. A me viene da dire per così. Però voi ditemi la vostra, che mi faccio un caffè e intanto disegno questo della misura giusta e stampiamo subito un proto. La linguetta sopra... Ma sì, facciamo anche quello, facciamo uguale. Ragazzi, è un giorno glorioso, gli indiani sono riusciti a ricaricare la loro carta di credito ricaricabile, a fare il test e a provare il plugin per Fusion 360. Ce l'hanno fatta, cazzo, quindi adesso sono presente anche sullo store di Fusion 360. Poi ne riparleremo, ci farò un reel, vi farò vedere. Cioè, un mese e mezzo per un plugin fatto in due giorni. Vi lascio il link se qualcuno è interessato, se no comunque ne riparliamo di questo plugin là, di questo plugin qua, che vi permette di andare in home in maniera facile. Non iniziate che esiste già, lo fa già il sistema. Non lo fa, fa un'altra cosa il sistema. Allora, mentre gli indiani hanno scoperto l'uso delle rupie, io ho ridisegnato questo. È un rilievo stupidissimo. Mi mancano questi, mi mancano le scritte, ma l'incisione, ma non penso proprio che farò tutto, farò solo questo. Intanto uno di voi, Daniele, ha detto meglio la venatura. Allora, esteticamente a me la venatura piace più per così rispetto al piano, però lui ha detto, però se ci devi scrivere sta meglio se la venatura segue la scritta. Questa è una cosa vera. Ora lo porto a misura e iniziamo a vedere di trovare la misura giusta, tagliando al laser qualcosina che ci dia il template giusto su profondità. E poi cerchiamo di capire come produrli. Secondo me non è male l'idea di avere sotto questi fuori scala esattamente come la stampante, cioè sposa il mobile completamente, no? Mi sembra una trovatella, però carina. Allora, mentre voi ancora mi dite la vostra, se in un senso di venatura o l'altra, ma mi sa che Daniele ha detto una cosa che taglia la testa al toro sulle scritte, io farei un po' di divide ed impara. Allora, facciamo dei test di taglio su quel materiale lì.
Così capiamo, perché se devo tagliarlo al laser, devo avere già pronto anche tutti i file e la grafica e le declinazioni. Mentre se non devo tagliarlo al laser, devo fare una dima maschio e una femmina per poi metterli al laser e incidere. Quindi prima cosa è il test di taglio. Così dividiamo il lavoro del taglio dal lavoro, questo lo possiamo lasciare qua per adesso, poi la grafica la copiamo, dividiamo il lavoro del taglio dal lavoro del disegno e della grafica. Ma prima ci facciamo un caffè. Sono un po' a corto di MDF per le sagome. Mi è rimasta questa dal test per la copertura con la luce e riesco a fare una cornice, non riesco a avere un pieno. È vero che a me per fresare non serve a niente, per cui vediamo. Proviamo così. Così almeno proviamo subito se la misura è giusta o se c'è da rifinire, perché faccio sempre le cose un po' strette, ricordatevi i cassetti di ieri. Allora, con metodo scientifico. Prima la forma. La forma è approvata. Senti stare che c'è il buco dentro, che avevo solo questo. La forma c'è, è approvata. Ora poi se mi tocca usare questa per fresarla, gli faccio una controsagoma più rigida. Però la forma c'è, per me è lei, sporge quel tanto che basta, ci sono le scatoline, alla fine è la forma bambù un po' leggermente stiracchiata verso l'alto. Ora, diamo un'occhiata ai conti del materiale. Io devo farne 5, perché una mi rimane comunque fissa qua, perché la lasciamo lì comunque, perché sopra gli va il vassoio, cioè il piatto sopra la stampata, ma la lasciamo dentro per completezza, anche se è fissa. Ovviamente non sono misurati, eh? Cioè hanno un po' di gioco per scorrere. La venatura di sta roba è per così. Se volessi farla senso piatto, cioè senso del piatto, uno sta qua, l'altro sta qua, qua ce ne stanno 3, di là ce ne stanno 2 sicuramente. Se volessi farla invece nell'altro senso, idem, perché comunque è quasi quadrato, anzi ce ne stanno anche di più. Quindi il senso di venatura lo facciamo comandare dalle scritte. Facciamo una prova sulle scritte. Tagliamo via una strisciolina di questo, anzi una strisciolina forse di quello sotto che è più lungo. No, sono lunghi uguali. Però ci facciamo una strisciolina di quello sotto, che abbiamo più margine, e su una strisciolina facciamo tutti i test di taglio e di incisione. E proviamo a scrivere qualcosa che sia in un senso che nell'altro. Allora, l'ideale per me sarebbe se questo venisse il contrario di come è fatto il piatto bambù, l'engineered plate, che è nero con le scritte bianche. Se io questo riesco a inciderlo, ma dubito, fino a togliere tutto l'alluminio e arrivare al nero, sarebbe l'ideale. Ma secondo me per quello ci vuole la fresa, ma non posso farlo la CNC sto lavoro, non ho le punte per avere quella precisione. Per cui strisciolina, pigliori bene le misure, strisciolina e avviamo i test, facciamo i test. Mi piace la forma del vassoio. Ok, ne ho scoperta una in più. Non avevo voglia di tirare fuori la sega da fondamento, ho usato la scolatrice, ho sulla lama quella per HPL laminati e anche questa fa un taglio pulitissimo e preciso, quindi si può tagliare anche con questo. Prevedo grandi utilizzi per questo materiale in futuro, ragazzi. Alluminio. Manca solo da provare la fresa per fare le scatole. Ora abbiamo tutto quel pezzo, magari vediamo di fare una scatola. Allora, partiamo prima col taglio. Test di taglio. Secondo me non lo taglia, perché per quanto sia sottile la lamina, secondo me non lo taglia. Non so da che impostazioni partire. Io ho tante cose preconfigurate dalle varie prove, ma secondo me non lo taglia. Cosa proviamo? Facciamo finta di trattarlo come cosa? Come un MDF da 6, che è già bello, bello carico, che vuol dire velocità 15, 65, 70 di potenza. Proviamo una roba così? Vediamo in diretta, per me non lo taglia così. Ovviamente fa fuori tutta la plastica, ma lui secondo me... No, l'ha appena inciso. Allora, la plastica possiamo anche toglierla, che non ci serve a niente, ci fa solo casino, ma l'ha appena inciso. Quindi l'incisione riusciamo sicuramente a farla, ma il taglio no. Adesso provo a dargli ancora più potenza e meno velocità, ma
per me è metallo e non lo taglia. Allora, vi confermo che tagliarlo non c'è modo. Velocità 5, che è bassissimo, 90-95% di potenza, lo scalfisce appena appena. Mi viene il dubbio allora che sia possibile anche inciderlo. Facciamo una prova di incisione, perché poi a questo punto incidere separato al taglio è un po' più un casino, perché vuol dire che la devo fare una dima per appoggiare il pezzo, quindi è un po' più complicato. Facciamo una prova di incisione, proviamo con quello che ho usato per incidere la lama. Quello che ho provato per incidere la lama dell'Infinibit. Vediamo se quello riesce a incidere. Allora ragazzi, abbiamo un problema. Non lo incide. Non lo taglia e vabbè, e se non lo taglia sappiamo come risolverlo, perché usiamo la fresa e abbiamo visto che si fresa da Dio. Ho fatto un test a velocità 10, potenza 45. Poi sono passato a velocità 10, potenza 95. Velocità 5, velocità 2, con aria e senza aria, non cambia niente. Fa solo questa micro incisione che secondo me sta intaccando quello che è la superficie, cioè la pellicola protettiva. Appena arriva al metallo, perché come vi dico sempre questo laser non taglia il metallo, non fa niente. Io speravo di arrivare al nero e invece non c'è modo. Ora che? Cioè, i vassoi possiamo farli, ma manca la ficcanza delle scritte. Devo riguardare le scritte di là, sui piatti veri. Io ho la soluzione, ma mi rompe sempre rompere le palle alla gente e poi non so se nella loro stampante ci sta. Però voi sapete chi ha una stampante che può stampare su tutto, no? Allora, le scritte... Tralasciando questa, che a noi interessa in realtà questa, dove andremo a sostituire l'interno con semplicemente cosa contiene il vassoio, ok? E aggiungeremo magari un simbolino inerente a cosa contiene il vassoio, giusto per fare un po' per fare qualcosa di ficcantello, poi un po' più grande di così perché è tutto in proporzione. Qui è bianca su nero, qui è bianca su nero, qui è bianca su nero. In realtà è sempre bianca, noi però dobbiamo farla nera. L'unico modo che mi viene in mente è con la stampa. Non so. Allora, iniziamo a tagliare i vassoi, a cui già dobbiamo rinunciare a delle cose. Devo rinunciare a questo e devo rinunciare a questo, ok? Perché non posso fresare via questi pezzettini qua. Quindi vengono vassoi interi, non c'è problema, sono dettagli inutili. Già la forma basterebbe a fare il richiamo a quello che è il sapore di tutto, eh? Però le scritte sarebbero state il non plus ultra. Quindi io direi che iniziamo a tagliare i vassoi. Una volta tagliati i vassoi, vediamo. Magari sentiamo Michi e Bruno, se nella loro stampante ci stanno i vassoi, ci facciamo fare un preventivo per queste 5 scritte qua. Se no, lo lasciamo senza scritte. Se no facciamo fare un adesivo, che non è il massimo come adesivo, però qualcosa ci inventiamo se vogliamo farlo. Per tagliare i vassoi, io voglio usare il banco fresa perché è un po' più comodo, però questa robina qua, io le manine qua mentre spingo non ce le metto, quindi facciamo un rinforzino a questo, anche perché questo qua si muove tutto. Tagliamone uno da qualcosa di più sottile da accoppiare a questo, un betulla, lo tagliamo via da un betulla, lo accoppiamo a quello, tipo questo, che non ci sta, tipo questo che è una banana, insomma troviamo, non voglio usare un plexi, troviamo qualcosa su cui accoppiare quello, così poi almeno facciamo fuori tutti i vassoi. E non ho materiale per, non ho tutti i materiali di scarto, li ho quasi finiti tutti i materiali di scarto. Vediamo di tagliare i vassoi, dai, poi pensiamo alle scritte. Peccato. Stavo per tagliare la dima, ma Francesco ha avuto un'idea, ha detto prova con la vernice. Metti della vernice e quella che si deposita dalle incisioni, lui dice la vernice, proviamo col pennarello e vedere cosa succede. Non penso mai a questa accoppiata di cose, Francesco potrebbe aver ragione. Stavo già tagliando la dima, però a questo punto aspetto, perché se taglio la dima per fare le incisioni sopra, poi devo lasciarla in quell'esatta posizione in modo tale che dopo posso cagarci dentro i miei pezzi tagliati. Allora, io ho provato col pennarello, ma è uguale il discorso.
Ovviamente lui va a togliere dove c'è il pennarello. Ricordatevi come sono fatte le scritte di là, c'è un talloncino colorato e le scritte sono in negativo. Qui sarebbe uguale, il talloncino è nero e le scritte viene fuori il colore di questo. Fare così si può, non col pennarello dentro, con la vernice vorrebbe dire verniciare un talloncino e poi andare a incidere per togliere la vernice solo lì. Però la vernice rimane su questo, alla terza volta che lo prendo la vernice spray rimane. Cioè la stampa UV è una cosa, che io lo stampo proprio sopra, tagliamo la dima, tanto la forma è più importante della grafica, quindi tagliamo la dima. È o non è la dima più fricchettona del mondo? Purtroppo questa avevo, però questa fresa non va bene, raggio troppo ampio, a noi basta una fresa con... cuscinetto a copiare, raggio piccolo, 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 piccolo. E anche tagliente basso. Quello si attacca, sì, è anche tagliente. Sto ragionando, No, sì, questa, però dobbiamo tenere per forza... Per usare questa dobbiamo tenere per forza l'alluminio nella parte bassa, perché lei esce così, quindi questa si deve appoggiare qua. Sì, è lei. Adesso però non è un lavoro da pirla, perché è un attimo fare una stronzata. Ci sono due stronzate possibili che si possono fare. La prima, siccome io taglierò l'eccesso, allora abbiamo deciso che teniamo lo teniamo come il banco, quindi così, perché le venature... la striatura sono in questo senso, quindi li teniamo così. Quindi la prima stronzata che posso fare è tenere la dima storta e io ho le mie venature tutte storte, quindi devo mettere per forza a 90 gradi questo su quello. Questa è la prima cosa che devo stare attento. Seconda cosa che devo stare attento, il verso, perché col fatto che lo attacco sotto, io questo ce l'ho qua. Per tirarlo fuori non devo incasinarmi su cosa vado a fresare, devo fresarli così praticamente. Ecco, in pratica è così. Se io li freso così, questo mi rimane sotto per la fresa, l'anello a copiare appoggia qua e quello appoggia lì e quando vado a staccarla la dima dopo ce l'ho qua. Sì, giustissimo. Faccio una fraccata di trucioli adesso, dai, fraccata di trucioli e via, poi pensiamo alla stampa, vediamo se riusciamo ad andare a ritirare il materiale oggi, no, dobbiamo vedere la rigidità di questi vassoi. Tagliati li abbiamo tagliati e non ho anche sbagliato il verso e ho degli avanzi interessanti, tutto quello là, tutto quello lì. Alla fine questo lavoro sembra sotto una buona stella, vediamo dove me la prendo in quel posto. Rispondo a qualche domanda. Se faccio più passate col laser, allora su un materiale che viene normalmente intaccato dal laser si perde la definizione del bordo ma va più in profondità. MDF posso arrivare anche a dargli fuoco se faccio più passate col laser. In questo caso, siccome non si intacca, non si intacca. Ha intaccato la lama Freud, ma non ha intaccato il materiale? Sì, questo è acciaio, io penso qua siamo riusciti a intaccare quello che è il protettivo, di là invece che il protettivo è una plastica, poi l'alluminio non gli fa niente. E quindi col laser è escluso, ragazzi, non se può. Altra proposta, colorare, riempire le incisioni di vernice e poi toglierle da tutto il resto. L'idea è ottima, è una tecnica che c'è, ma vi garantisco che queste incisioni io non le sento neanche con l'unghia. Quindi sono cioè difficilmente io le posso passare e andare a togliere solo quella fuori. Quindi neanche così purtroppo. Con l'X-Carve, come già detto, con la CNC no. Primo, per un problema di frese. Non ho frese così fini. È vero, potrei chiedere a Freud una fresa così fine. Ma la mia CNC non ha quel grado di precisione da fare quelle scrittine.
Però vi dico che ho la soluzione, cioè potrei avere la soluzione, potrei, però non ho qua il materiale. Ora, la soluzione migliore è stampa UV. La stampa UV su questo, quella con cui abbiamo fatto le etichette, con cui Michi e Bruno hanno fatto le etichette dell'Infinibit, è la soluzione migliore. Però per non rompere le palle a loro, io potrei avere già la soluzione. Non ho il materiale, però è un materiale che già ci serve per questo lavoro. Per cui, mo le freso e poi vediamo come si è messo e cosa ci abbiamo da fare. Quindi ora, banco fresa, trucioli di Venom come se non ci fosse un domani. Ieri quando ho fatto la doccia ho tolto la camicia dai pantaloni, ho sparato in bagno tutta sta roba, poi con la scopa non riuscivo a togliere perché mi rimaneva tutta attaccata alla scopa, è una roba, c'era uno anche sul monitor, sulla testa, sul monitor. Quindi vado giù un attimo verticale, mi concentro, metto nella posizione giusta, mi riconfermo per la centesima volta che la venatura è per così, quindi questo va appoggiato per così sopra, perché quando poi lo vado a togliere ce l'ho giusto. Il primo lo spacchettiamo anche, lo controlliamo. E li facciamo tutte e cinque. Ho lasciato veramente il minimo indispensabile per non mettere sotto stress la fresa, anche se abbiamo visto che in realtà l'ho trita via come se nulla fosse. Detto, fatto. Eccoli. Avete fatto benissimo a farmeli fare nel senso del piano. Sarebbe stato strano averlo al contrario. E sono anche rigidi abbastanza per portare quello che devono portare. Non si muovono di un millimetro. Sono bellissimi, secondo me. Allora, facciamo una cosa. Io concedo a voi una cosa, voi concedete a me una roba. Io vi concedo che usare questo per far fuori i bordi, anzi adesso rifaccio anche quelli del piano, è un'idea giustissima, come mi avete suggerito in mille ieri. E voi mi concedete due cose in cambio, perché io faccio lo show, mi concedete due cose. La prima cosa che mi concedete è che ho parlato a lungo della sala della ficcanza, di là con la stampante, il laser, e poi non si è mai configurata. Alla fine ho ripiegato spostandola di qua per questioni logistiche. Però dai, cioè, sembra che stia diventando veramente la sala della ficcanza. Seconda cosa che mi dovete concedere. Ho detto che mi sarebbe piaciuto fare tutto uno stile tipo del Passenger. Vi ho detto di guardare il film, abbiamo tirato fuori i screenshot, poi ho rinunciato un po' per questioni di economiche e un po' per questioni di spazio, perché quel genere di arredi lì stanno molto bene quando molto ampi, in piccolo no. Però comunque siamo nel futuro, dai. Cioè, cazzo, questo è futuro. Questo design qua è futuro, punto. No, sapete cosa mi piace? L'idea di avere una stanza così fatta tutta con questo stile e poi il tavolo luminoso ci metterà del suo e tutto. Una stanza quella di verniciatura fatta classica, la stanza del laser che è un bordello, e qui in mezzo tutto abbastanza neutro, una boiserie di legno. Mi piace tutto questo unione di stili. Adesso io direi che, siccome tra un quarto d'ora apre la sila e ha smesso anche di piovere, il mio problema non è che sono pigro nel quando piove, che poi porto tanti pezzi al lago casa perché apro il portone, io vado a ritirare il materiale, così vediamo subito dove casca l'asino e che lavoro di merda ho fatto. Ho il terrore di andare a ritirare quei materiali, poi la plastica ci andrò quando ci andrò. I vassoi per me ci sono, ragazzi. Sono loro. Sulle scritte, già che sono dalle parti della sila, vedo di recuperare anche quello che mi serve per la prova. Però la sbatto giù. Però una cosa ve la dico. Il pezzo che ho qua, non è vero che non basta. Questo basta alla grande se volessi fare il fianco del mobile. Non basta in altezza, però noi possiamo fare anche solo la parte superiore e non la parte inferiore. Quindi, nel caso facesse davvero, davvero troppo cagare, il grigio che ho fatto, il grigio rimarrebbe dentro alle strutture e fuori posso mettere quello. Perché i mobili non li ho fatti 50, i mobili li ho fatti fare 47. Lo spazio delle prese dietro, un po' di respiro, l'antina davanti. Potrei anche aver sbagliato tutto, magari mi preoccupo del colore, ho sbagliato le misure. Vado a ritirare il materiale alla sila, ragazzi. Così
Vediamo se ho fatto una porcata oppure no. Ecco, era tutta troppo bella la giornata. Mi sa che non vado a ritirare il materiale. Non dà alcun segno di vita. Giuro di non aver dimenticato le luci accese. Giuro. Niente, non mi parte più il furgone. Allora io sospetto sia... Non so perché il telecomando. La batteria mi sembra difficile, anche perché è pseudo ibrido, cioè ha una batteria aggiuntiva che coadiuva il motore, quei finti ibridi del cazzo. Per cui penso sia il telecomando. Adesso, il telecomando, la genialata è che non è apribile se non sfondandolo, non si può cambiare la batteria, perché sui Ford Transit. Ora, Home Aggressegno mi sta portando l'altro telecomando che per sicurezza ha lui. Non so che dire. Poi, su queste cose sono molto ignorante, non saprei neanche come testare la batteria. O meglio, ho i tester, perché la Zecca me ne ha dati una valanga. Però... sia quello wifi che quello normale, sia questo che insomma ce li ho, ma non saprei neanche capire come sia la batteria. E se è la batteria, cazzo posso fare? Tanto era partita così bene la giornata, potevo, cioè non dico che avrei potuto arrivare a finire il lavoro con la giornata di oggi, però di sicuro quello lo finivo. Farò un caffè. Allora, il furgone non sto guidando, ma sono in macchina. Il furgone non è la batteria. Sono arrivati Mickey e Bruno, abbiamo provato prima con lo starter e poi con la macchina di Mickey, ma non dà segni di vita. Adesso chiamato alla concessionaria, appena rispondono, se siete occupati faccio venire fuori qualcuno, perché non chiamo un elettrauto qualsiasi, perché il furgone è ancora in leasing, preferisco chiamare dove l'ho comprato. Però sto andando lo stesso allora a ritirare tutti i materiali, sia la plastic che è pronto, sia la sila, sia a prendere quello che mi serve per finire il lavoro, anche perché non so quando avrò di nuovo il furgone e ho lo chaperon che mi sta accompagnando, sperando di far stare tutto in macchina. Ok, primo pezzo ritirato. Adesso andiamo a ritirare i pezzi e vediamo che cazzo di colore ho fatti fare. Con la macchina non è come col furgone, come cazzo fate voi comunque? Come vola il tempo quando ci si diverte. Avete visto che mi sono fatto dare una mano da Womaker Sonier a non riuscire a fare una cosa, ma andiamo con ordine. Il furgone, grazie a tutti per i 1000 consigli e le parole casuali sprecate su cosa poteva essere. Non potete fare certa diagnostica, cioè apprezzo lo sforzo, ma fare diagnostica da qua. Non è nella batteria, non è un fusibile, non è il blocchetto d'accensione, non è la chiave, è il furgone. Cioè è proprio il furgone, sentite, in Ford è un problema al sistema di ricarica della batteria che non la fa avviare, problema noto. Ora la question qual è? Io devo mandare il furgone in Ford, che non è tanto lontano da qua, sarà 4 km, quindi devo mandargli un carro attrezzi, perché loro non mi mandano il carro attrezzi. Vado in Ford, non vado da nessun altro, non vado dove l'ho comprato, che hanno anche un'officina, anche perché fino a dicembre c'è ancora il leasing e questo potrebbe essere l'occasione per non riscattare il furgone. Quindi domani, al più tardi dopo domani, devo mandarglielo, perché poi domani di mezzo c'è Pasqua, ma mi ha già detto comunque stia tranquillo che io fino alla prima decade di aprile non ho neanche tempo di fare la diagnostica. Quindi secondo me rimango un mese senza furgone, e il bello è che Anna c'ha un'auto scassata che usa per andare al lavoro e io non ho mezzi. Quindi per il momento sono relegato in casa o devo attendere che uomo che se ne mi faccia l'autista quando serve. Per cui abbiamo ritirato tutto quello che potevo ritirare di immaginabile per questo lavoro, il prossimo e il futuro, così mi tarpo in casa appena mando via il furgone col carro attrezzi. Ho ritirato. Vabbè, ho comprato. La pellicola nera da mettere dietro lo specchio e per fare l'esperimento con i vassoi. Questi che servono per uno dei progetti di aprile. Ho ritirato il
Plexi, che sembra, mi ero dimenticato di aver comprato una lastra intera, cioè o meglio, non mi ricordo mai che a parte il trasparente, gli altri sono a lastra intera, per cui quello dietro per lo specchio, tutto questo, ciccia bubù, non so cosa possa servire, ma un'idea, in qualche modo lo usiamo anche questo. Non è blu, è fumé, sono le pellicole che lo fanno blu. E poi, alla sila, il materiale alla sila, grigio bordato nero. E quindi com'è questo grigio bordato di nero? Gli accendo la luce. Devo dire che sono stato graziato dalla mia buona stella anche stavolta. È bello, ci sta, è tutto nello stile giusto. Ora non so bene che grigio vediate, beh, lo vedete paragonato al bianco, non è un grigione, è proprio il grigio plastica della bambù, uguale. E per chi avesse dubbi, io non ne ho. Giustissimo che quello non sia lo stesso materiale, sta da Dio. Col fondo bianco, quello stacca quel tanto che basta. Secondo me portiamo a casa un gran risultato. Mi state dicendo tutti che sta roba più vado avanti, più assomiglia alla DeLorean. Beh, il complimento me lo porto a casa. Dai, ci sta, non sono male. Bordati un po' corretto, però non sono male. Non avevano però un bordo melaminico preincollato da incollare in ABS superiore ai 3 centimetri, quindi questa che è 4 mi tocca verniciarmela, me ne faccio una ragione, la vernicerò a spruzzo e chi si è visto si è visto. Poi con uomo che sei, mi ha detto ciao, già che sei qua non c'è mai un cazzo da fare, rompi sempre se puoi venire a darmi una mano, io non c'ho da farti dare una mano e tutte le volte mi richiedi 20.000 volte se puoi darmi una mano a fare qualcosa. Dammi una mano a provare a staccare lo specchio dal vetro con un nylon e tirare, avete visto che abbiamo tirato come dei deficienti. Non ci siamo riusciti, è troppo lungo e il nylon non entra dentro, quindi ho tagliato via il vetro, lo specchio, tanto più sfigato di così, tanto valeva beccarsi altri 7 anni di sfiga totale, perché tanto la sfiga impera in questo periodo qua. Quindi ho tagliato via la lettera ECS, ho liberato la cornice, ma ci sono ancora sti pezzi che sono un po' da togliere, con attenzione gli spruzzerò dentro qualcosa che mi sciolga un po' il silicone così che venga via più facili, e la cornice l'abbiamo liberata. Allora abbiamo tutti i pezzi per abbiamo tutti i pezzi per finire i mobili, per finire la cassettiera, sì, magari manca qualche cazzata, ma che non ho bisogno del furgone per andare a prenderla, quindi secondo me siamo messi bene. Oggi non è stata una gran giornata, ragazzi, non abbiamo portato a casa chissà quale risultato, abbiamo fatto poche lavorazioni, però quel poco portato a casa è venuto esattamente come immaginato. Ora io mi metterei subito a fare le prove qua. La mia idea è quella di mettere la pellicola, quella nera, fare l'incisione e poi togliere l'eccesso. Fare dei bei spaziati sostanzialmente. Necessita fare un paio di prove per beccare esattamente l'incisione della pellicola senza bruciarla, che poi mi si deforma. Ma si può fare tranquillamente, e poi con attenzione, come un inculatore di microbi, andare a togliere tutti i pezzettini delle letterine. Però per fare quelle prove ci vuole tempo e soprattutto ci vuole già la grafica giusta, perché ho bisogno già la grafica giusta di come sono, di cosa voglio scritto qua. 90 su 100 viene, quindi posso già fare la grafica definitiva, anche perché l'alternativa è farlo stampare, e quindi lo si fa anche stampare, anche perché con una botta di nero lì davanti migliora ancora di più l'effetto di queste cose qua, sono ancora più ficcanti. Ma non lo faccio certo adesso, sono le 6, ho corso come un disperato, mi fermo e domani facciamo, come prima cosa, vediamo di fare queste, subito, e poi mettiamo assieme i mobili, iniziamo a mettere assieme i mobili, così li vediamo montati e facciamo tutti i ragionamenti del caso. L'armadio sarà l'ultima cosa in realtà che verrà completata per portare i filamenti, perché necessita tanti pezzi 3D, ma tanti pezzi 3D. Sta roba del furgone spero non mi tagli le gambe il prossimo mese, se no è un problema. Per i progetti sponsorizzati dovrei essere coperto, quindi quei progetti lì riusciamo a farli anche se non ho delle difficoltà ad uscire a recuperare il materiale. Va bene, vado a cercare un carro attrezzi che mi sposti il furgone domani. Ci vediamo domani o più tardi sulla stampa 3D o la programmazione di Paolone. Mi metto sulla programmazione di Paolone, devo distruggere quel problema lì. A domani, ragazzi.